ecco, ritroviamo lo spirito che ci ha permesso di pareggiare contro l'Inter. Gran pallone per Iaquinta. Iaquinta al limite da solo, aspetta Krasic che arriva a rimorchio. Krasic carica al destro, poi ci ripensa, va giù, calcio di rigore. Calcio di rigore, punito il tocco di porta nuova su Milos Krasic. Proteste dei giocatori del Bologna che circondano il Marco. Portanova va a dire all'assistente: non l'ho toccato. Tra poco rivediamo. Non lo sfiora nemmeno. Da qui rivediamo bene. No, non c'è assolutamente il tocco di Portanova. Krasic va giù da solo, lo rivediamo anche qui. Si tira indietro Daniele Portanova. Davvero non sembra questo calcio di rigore. Si lamenta Malesani, si lamentano i giocatori del Bologna. Questa è una partita che negli anni ha avuto tante giocatori del Bologna che vanno da Krasic per dirgli: vai a dire che non è calcio di rigore. È successo qualcosa del genere in un Juventus Bologna giocato a Torino di qualche anno fa con Zambrotta. Iaquinta contro Viviano a 10 minuti all'intervallo. Parte Iaquinta, la parata di Viviano e poi allontana il calcio d'angolo. Cherubin spreca dal dischetto Vincenzo Iaquinta. La parata di Viviano si distende sulla sua sinistra, poi allontana Cherubin. Solo calcio d'angolo per la Juve, forse giusto così, perché come abbiamo